È ottimo questo timballo. Quasi quasi ne prendo un altro po'. È il mio piatto preferito. Sì, lo so. È vero, lo sai, infatti. Grazie. Lo ripeti da 10 anni. Già, il tempo vola. Anche per l'ufficio vola così. Credevo lì fosse fermo. Non per noi piccoli funzionari. Passa anche troppo presto, le scartoffie aumentano, il tempo manca, anzi. Sì, lo so. È vero, lo sai. Anche questo l'ho già detto. Che cosa vuoi? Non ho suonato. Beh, volevo portare via i piatti. Non lo vedi che il signore non ha finito? Oh, scusi tanto. Solo un istante e puoi sparecchiare. Ecco, l'ho fatto. Grazie. Sbaglio o sei d'umore nero? Ho incontrato Jeanette Ribbing. Beh? Così elegante, che gioielli. Era bellissima. Tu sei molto più bella di lei. Oh, sì, certo, con questi straccetti. I Ribbing sono ricchi, Matilde. D'accordo, e noi soldi non ne abbiamo. La tua vecchia amica ha sposato bene, mentre io non ero un buon partito, come i tuoi genitori fanno notare ogni tanto. No, però ce la caviamo. Già, tutti accontenti di mangiare un timballo e di accompagnare qualche volta i tuoi superiori a caccia. Ma io no, non vado a caccia. Il timballo non è una cosa che interrompa la monotonia della mia vita. Qui in casa non succede mai niente, tutto è grigio, uniforme, mai un fatto nuovo, imprevisto, divertente. Quando la sera facciamo la nostra passeggiata e vedo le finestre illuminate, mi illudo di vedermi sotto la luce intensa e gioiosa dei lampadari. E mi sento ridere felice. E intorno tutti mi sorridono e mi rivolgono i loro più bei complimenti. Pavimenti brillanti, soffici tappeti persiani e mobili stupendi e ninnoli preziosi. Qualcuno suona un valzer lento e un altro si avvicina a me per invitarmi. Ah, e tutto intorno gira, 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 e la mia testa... Matilde. Tu pronunci il mio nome e tutto si oscura. E io mi ritrovo per la strada e le finestre sono chiuse. Sono di nuovo sola e... Ci sono io con te. Matilde! Matilde, dove sei? Qui. Sei ritornato presto? Non ti trovavo. Guarda qui, amore. Cosa ti ho portato? Per me? Sì. Un biglietto d'invito. Un biglietto d'invito? Mm-hmm. Puntiamo verso l'alto. Ascolta. Il sottosegretario Emmanuel Bielke e signora hanno l'onore di invitare il signore e la signora Hartmann a una cena danzante che avrà luogo nella loro dimora di Björgården sabato 4 giugno prossimo 21. Non è una cosa per me. Credevo fossi contenta. Gli impiegati che hanno invitato saranno 4 o 5. C'è tutta l'alta società. Ma io non ho niente da mettermi. Non ci avevo pensato. Ma il vestito che metti per andare a teatro? Che ti succede? Che cos'hai? Oh, niente. Ma non posso presentarmi lì con un vestito logoro. Matilde, non precipitiamo. Quanto può costare un vestito? Non sarà tanto. Beh, io non so, forse 100 corone, ma no, è inutile. Ai soldi ci penso io.
So come trovarli. Che te ne pare, eh? Sto bene? Un momento, ti aiuto io, aspetta. Come sei bella, tesoro. Sei veramente un incanto. Ma ci manca qualcosa. Dici che altro? Mi sembra di essere nuda, senza niente. Senza neanche un gioiello che si adatti al vestito. E quello davvero non lo possiedo. Farei la figura di una miserabile. Perché non provi con un fiore? Non è una cosa insolita. È come dichiarare che non ho niente. Credi, non c'è nulla di più umiliante che sembrare povera fra tutte donne ricche. Non puoi farti prestare un gioiello? Ma da chi imprestare? Beh, Jeanette Ribbing, per esempio. Oh, ma non penserai che Jeanette mi dia un... Non posso mica andare. Ma da... sicuro che puoi. Siete amiche d'infanzia. Ma questo è vero, può essere un'idea, hai ragione. Su, aiutami qui. In fondo, provare non costa niente. Sì, d'accordo, andrò da lei. Andrò a trovarla. Vengo subito, Matilde, sto cercando la chiave. Sì, va bene. Suona pure, se vuoi. No, ho smesso da tanto. Non si tocca. Ecco qua, guarda. Prendi quello che vuoi, sono tutti tuoi. Mettiamoci sedute. Coraggio, vieni. Grazie. Sarei proprio contenta se trovassi qualcosa di tuo gusto. Ecco. Ah, sono felice di vederti, Matilde. Ti ho pregato tante volte di venirmi a trovare, ma tu ti sei eclissata. Le nostre vite sono così diverse. Ma questo non ha alcuna importanza. Sì, che ne ha, invece. La mia è un'esistenza squallida. Sono un'amica, io. Oh, sono... Sono stupendi. Sì, non c'è male. Ma non fermarti qui, ne ho altri da farti vedere. Oh. Oh. Provala. C'è uno specchio lì. Ti sta molto bene. Me la vuoi prestare? Questa soltanto. Sicuro. Portatela via. Quasi non ci credo. E sai, senza battere ciglio me l'ha data. La gente ricca se lo può permettere. Ma dove... Dov'è il tuo fucile? Il fucile? Già, beh... Ma è stato sempre lì, lo tenevi appeso alla parete. Dove l'hai messo? L'ho venduto. L'hai venduto per potermi comprare quel vestito, non è vero? Oh, Paul, sei un tesoro, non esiste un altro come te, Paul. Ma troverai certo chi ti impresta un fucile se ti invitano a quelle stupide partite di caccia. Sì, cara. Sì. Voglio vedere come sta sul vestito.